Nel mio centro, siccome noi riteniamo che il farmaco biosimilare sia sostanzialmente un farmaco che è equivalente al farmaco originale, per qualunque farmaco biologico noi in questo momento abbiamo a disposizione, tecnicamente stiamo sostituendo i pazienti che sono stabilizzati con il farmaco biosimilare. Perché questo? Perché ovviamente motiviamo, e questa è una scelta che noi facciamo con il paziente sia all'idea che il farmaco ovviamente funziona allo stesso modo, ma soprattutto che il farmaco costi di meno e che ci dia in questo modo garanzie per poter trattare più persone. Questo ovviamente è una decisione che condividiamo con il paziente e credo che questo sia un messaggio molto importante, cioè l'idea che il farmaco non è genericato per cui diamo qualunque cosa abbiamo a disposizione, ma che si ragioni con il paziente su una corretta strategia, ma che ovviamente riguardi anche gli altri pazienti, quelli che in qualche modo hanno necessità di essere trattati a parità di budget. E credo che questo sia un processo di educazione anche del paziente nostro molto rilevante. È ovvio che non tutti i miei colleghi sono d'accordo, anche le società scientifiche tendono e premono a una continuità terapeutica. E da un certo punto di vista capisco che quando tu dai un farmaco originator che funziona, che porta il paziente a una situazione di stabilità, di remissione, anche la sostituzione col biosimilare possa essere, diciamo, non gradita né al paziente né al medico stesso se non è spiegata nei termini corretti. Ma io credo che i dati della letteratura che man mano abbiamo a disposizione ci autorizzano a questa tipologia di scelta e credo che ci vuole anche un certo coraggio da un punto di vista medico nel modificare alcuni comportamenti che molte volte sono di tipo psicologico, cioè tu hai a volte l'impressione che se dai un tuo paziente un farmaco biosimilare, tu gli dai un farmaco di serie B. Questo non è vero, gli dai un farmaco che è la stessa identica cosa, ha un costo minore e spesso anche di migliore qualità, perché ovviamente il processo di sintesi di questi farmaci, anche nell'ambito dei biosimilari, è cambiato in questi 20 anni. E adesso ovviamente abbiamo farmaci che probabilmente hanno dei meccanismi di sintesi, di purificazione molto migliori rispetto a quelli che avevamo 20 anni fa.